La vedete già tra di noi la console generale d'Italia a Montreal, Silvia Costantini. Buonasera e benvenuta. Benvenuta, buonasera. Buonasera Silvana, buonasera Nick e buonasera alle telespettatrici e telespettatori di Television. Ma che interessante mese, e continuiamo a parlare tante, sono tante tante cose, ma prima di tutto parliamo della, con lei questa sera delle elezioni per il rinnovo dei comites di Montreal. Ecco, chiaro che ne abbiamo parlato anche in precedenza, nelle scorse interviste. Ora siamo in pieno periodo elettorale, visto che il 3 novembre scorso è scaduto, quindi il tempo entro la quale i cittadini e le cittadine italiane devono manifestare la loro opzione di voto, opzione richiedendo di essere inclusi nell'elenco degli elettori per il Comites. Quindi ci siamo. Adesso, quali sono adesso gli adempimenti successivi? Ecco, cosa succede da adesso in poi? Allora, nel frattempo quello che è successo sinora è che dal 3 al 13 novembre la squadra del Consolato Generale ha processato tutte le richieste pervenute appunto entro il 3 di novembre. Quindi da chi ha voluto avere il diritto dovere di voto e quindi in modo tale che lo potesse esercitare. Poi ovviamente la squadra ha coordinato le fasi di stampa con la teletipografia che ha predisposto tutto il materiale elettorale che è stato inviato appunto al più tardi il 13 novembre. Dal momento della ricezione del plico, quindi direi insomma di calcolare qualche giorno rispetto alla spedizione che è stata fatta tramite Post Canada e Canada Post, appunto entro il 13 novembre bisogna calcolare almeno un paio di giorni qui in Quebec. Quindi subito dopo la ricezione, io invito veramente le telespettatrici e telespettatori che hanno ricevuto il plico elettorale di votare al più presto. Quindi esprimere al più presto la propria preferenza di voto di una delle due liste. Bisogna farlo senza indugio, quindi non appena si riceve il materiale elettorale subito si seguono le istruzioni che sono indicate lì e si rispedisce tutto al più presto. Questo perché secondo appunto le modalità indicate occorre inviare tutto perché il voto espresso ci deve arrivare in Consolato Generale entro il 3 dicembre del 2021. Bene, Console Generale, in che periodo gli elettori e le elettrici riceveranno a casa il plico con il materiale elettorale? Praticamente mentre siamo in onda, nel senso che mentre veramente in questa settimana, a partire dal 13 novembre la mia squadra, in realtà il più tardi, perché alcune cose sono state spedite ovviamente prima, quindi il termine per legge era entro il 13 di novembre, è stato spedito tutto. Come dicevo prima, la consegna è stata assicurata ed è assicurata, mentre in inglese si userebbe la ink form, no? sta per essere assicurata da Post Canada a Canada Post in tutta la circoscrizione consolare, che oltre al Quebec conta anche le quattro province atlantiche canadesi della Nuova Scozia, del Nuovo Brunswick, dell'isola del Principe Edoardo, Terranova e Labrador, oltre al territorio autonomo di Nunavut. Quindi è prevedibile che sia necessario qualche giorno rispetto alla data appunto in cui è stato spedito perché il plico possa essere consegnato nelle zone un pochino più distanti da Montreal, anche se noi sappiamo che il 95% dell'intera circoscrizione consolare risiede tra Montreal e Laval. Quindi qualora chi ha richiesto di essere iscritto e iscritta nell'elenco degli elettori non avesse ricevuto il plico elettorale a partire dal 19 novembre, potrà contattare immediatamente, anzi invito la telespettatrice o il telespettatore che dovesse essere in questa situazione di farlo, contattare immediatamente il Consolato Generale per email per comunicare la mancata ricezione. Quindi l'indirizzo a cui scrivere è montreal.elettorale@esteri.it. Fantastico. Allora, abbiamo visto una energia incredibile a Montreal, tutti sono pronti, ma parliamone di questo, Consigliere Generale. Qual è il contenuto del plico elettorale per appunto le elettrici e gli elettori che hanno richiesto appunto di votare per il rinnovo dei comites? Allora, il plico elettorale che le telespettatrici e telespettatori che hanno espresso appunto la volontà di votare hanno ricevuto, stanno per ricevere, conterrà il certificato elettorale per ogni singola elettrice o elettore. La scheda elettorale, nella parte interna, saranno riportate le liste dei candidati, che dicevo sono due, con i rispettivi contrassegni, il numero della lista stessa e il simbolo grafico riprodotto secondo l'immagine fornita da chi ha presentato la lista. Un foglio informativo in lingua italiana con l'indicazione precisa di tutte le modalità del voto e il testo della legge 286 del 2003 sulle norme relative alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero.
Poi ci sarà ovviamente come al solito una busta piccola, non stampata, per l'inserimento della scheda votata e della parte del certificato elettorale che verrà messa lì, e una busta più grande, chiedo scusa, la busta piccola non stampata per l'inserimento della scheda votata, solo la scheda votata. Poi una busta più grande, preaffancata, con sopra già stampato l'indirizzo del consolato generale che faciliterà l'operazione alle votanti e ai votanti. Ricordo che il plico verrà inviato solo alle cittadine e ai cittadini che, essendo iscritti nell'elenco degli elettori fornito al Ministero dell'Interno, risultano come optanti nel nostro sistema, cioè hanno fatto pervenire la domanda di iscrizione all'elenco elettorale entro il 3 novembre. Tutto chiaro, tutto chiarissimo, Consolo Generale. Allora un'ultima domanda, cosa avviene nel caso in cui un optante non ha ricevuto il plico per votare? Certo, giusto Silvana. Allora, in un caso del genere, quindi in cui una cittadina o un cittadino che aveva ovviamente optato e non ha ricevuto il plico, o qualora l'avesse ricevuto, magari dovesse notare la mancanza di uno o più elementi, allora dovrà subito mettersi in contatto con la sezione elettorale del nostro consolato generale, che esperirà tutti gli accertamenti necessari e nel corso, forse necessario, rilascerà un duplicato. Quindi questo avverrà a partire dal 19 di novembre, quindi invito i cittadini e le cittadine che hanno espresso la loro opzione di voto ma non avessero ricevuto il plico elettorale o per qualche motivo il plico non dovesse contenere tutte le informazioni a contattare subito la mia squadra, sempre per email, all'indirizzo montreal.elettorale@estere.it fornendo nome, cognome, date, luogo di nascita, eventualmente e possibilmente una brevissima descrizione della problematica incontrata e un recapito telefonico per poter essere raggiunti. Qualora si dovesse avere qualche difficoltà nell'utilizzare l'email, sarà possibile contattare il consolato generale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17 e il venerdì dalle 13.30 alle 15 al numero di telefono 514-849-8351 e lì si potrà chiedere di parlare con la sezione elettorale. Quest'ultima, quando appunto avrà effettuato tutte le verifiche necessarie, fornirà alla cittadina o al cittadino tutte le informazioni e le istruzioni per poter poi espletare il proprio diritto dovere di voto. Tutte informazioni importanti, sì. E saremo qui, continueremo a seguire appunto questo importante momento anche per la città di Montreal e per il rinnovo, elezioni per il rinnovo dei comites appunto di Montreal. Intanto ringraziamo come al solito, perché lo diciamo sempre ma è la verità, perché sappiamo quanto comunque si è occupati in questi giorni, specialmente la nostra console generale Silvia Costantini, che ringraziamo di vero cuore, grazie per essere di nuovo con noi e per dare informazioni a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi, a presto. Buonasera. La console generale d'Italia Montreal, Silvia Costantini. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e saremo di ritorno subito dopo. Rimanete con noi.